Ciao a tutti, benvenuti alla quarta puntata di Docenti Presenti. Oggi intervisto Giulia. Non vi nego che è una persona che conosco e tra l'altro è forse una delle primissime docenti che mi ha dato la possibilità di confrontarmi con degli studenti. Erano circa 5-6 anni fa, dove mi aveva invitato in un ciclo. Aspetta, non mi ricordo cosa avevamo fatto, forse era per... Ti racconto tutto. Vai, perché non mi ricordo se era per un progetto o se era... La nostra scuola per le classi terze, un istituto comprensivo, e nella scuola secondaria, per le classi terze, per diciamo nel progetto di orientamento, avevamo sempre l'incontro con un testimone del mondo del lavoro. E io l'ho chiesto a te. Ah, ecco, è vero. Mi stavo ricordando un'altra cosa. Tra l'altro ero rimasto letteralmente colpito dalla curiosità dei ragazzi, cioè bastava semplicemente scatenargli una piccola scintillina e loro ti davano veramente il mondo e io mi ero divertito un sacco. Infatti da quell'esperienza lì, ora che ricordo, è nato poi un mio processo che era Ketalk, dove andavamo a parlare nelle scuole e alzavo sempre di più l'asticella perché a un certo punto, fino a qualche mesetto prima della pandemia, eravamo arrivati addirittura a una superiore a Legnano, dove abbiamo parlato con circa 400-500 studenti ed è stato fantastico. Infatti è stata la prima volta che ho detto guarda che bello mettersi in mezzo e parlare con gli studenti. Però non voglio rubarti la scena perché in realtà io ti stimo, quindi lo sai, quindi è una cosa che volevo fare e t'ho cercato proprio perché volevo intervistarti. Parto subito con le domande, sono le stesse, quindi se hai visto magari anche le interviste precedenti è un piccolo fuoco. L'idea è quella proprio di portare fuori una parte che secondo me in questo periodo si è nascosta, perché non è vero che è venuto a mancare, si è nascosta che è la parte veramente umana del docente, proprio perché vi hanno veramente tartassato di informazioni, tecnologie, ultimi tool da utilizzare, aggiornamenti di applicazioni che vi hanno portato poi a spostarvi dalla vostra bellissima zona di comfort, che era quella della cattedra e del contatto visivo con i vostri cari studenti. Quindi la prima domanda è veramente semplice. Chi sei? Dove vivi? Le tue passioni? Dove insegni? Quali materie? Io so già tutto, però magari raccontalo anche ai nostri spettatori. Va bene, allora io insegno in un istituto comprensivo, in la secondaria di primo grado, insegno lettere, lo insegno da circa 11 anni, 12 anni più o meno, insomma tra supplenze e cose varie, però vengo, ecco, mi piace sempre ricordarlo che vengo da, ho lavorato anche nel privato e penso che questa esperienza mi abbia formato molto e sia molto utile anche a capire le priorità anche di che cosa è importante insegnare nella scuola. Dopo la mia appunto esperienza nel privato ho incominciato a insegnare. Ho fatto quello che era l'ultimo anno di formazione SIS, per chi si ricorda, insomma, quando c'erano, quindi erano ben 2 anni di formazione per gli insegnanti, è stata una cosa meravigliosa. L'ho fatta a Bressanone, all'Università di Bressanone, che era collegata diciamo a Bolzano, e poi ho voluto fare anche la specializzazione per il sostegno. Non tanto per insegnare sostegno, che comunque ho fatto anche quell'esperienza solo per un anno, ma l'ho fatta, è stata molto bella, però ho voluto insegnare, diciamo, ho voluto fare sostegno, imparare anche quella che si chiama la didattica speciale, la pedagogia speciale, perché comunque in una classe, al di là dei ragazzi, diciamo, che hanno gli insegnanti di sostegno, ci sono difficoltà di tutti i generi, cioè proprio per alla fine cercare di comprendere tutte le difficoltà e anche di adattare, insomma, ecco, la propria didattica, le strategie anche per arrivare a questi ragazzi che sono più in difficoltà. E forse ti ho invitato soprattutto per loro, nel senso che alla fine nel momento dell'orientamento succede sempre questo, no? Che ai ragazzi che sono più in difficoltà
li si instrada da una parte e quelli bravi possono fare tutto quello che vogliono nel mondo aperto, per gli altri i sogni sono già, sembra che finiscano già. E invece a me piace sempre valorizzare anche tutte quelle scuole professionali che fanno veramente un lavoro bellissimo e hanno purtroppo una nomea che non si meritano. I centri di formazione professionale che qui in Veneto sono veramente ben strutturati, poi qui a Schio c'è il centro dei Salesiani che è bellissimo. Io cerco sempre di, quando facciamo gli stage, io dico io li porto lì, io vado lì a portarli, perché voglio veramente valorizzare, dare valore a questo tipo di scuole che naturalmente saranno frequentate da quelli che hanno nelle materie teoriche, però ci sono tanti modi diversi per imparare. Ma, no, ma li capisco bene quei ragazzi, ma li capisco bene. Siccome sapevo la tua storia, era una storia che comunque era una storia a lieto fine, e allora volevo che gliela raccontassi, insomma. Ecco. Sì, è bello, bello. Sì, bisogna sempre dare una possibilità agli studenti. Cioè, non ci sono studenti di serie A o di serie B, sono studenti con capacità differenti. Poi ci sono i fannulloni, ci sono dappertutto, quindi li trovi anche nel mondo del lavoro. Quindi bisogna capire la motivazione. Bisogna semplicemente, brava, essere capaci di dare la giusta motivazione ai nostri ragazzi. E poi non è detto che tutti poi arrivino al traguardo finale, però quantomeno c'è chi può dire, cavoli, ci ho provato, mi ha dato la scintilla giusta e ci ho provato, poi alla fine può andare come non può andare. Però quantomeno, forse vedevo anche in me il rimorso di non averci provato e quando iniziavi a far grande iniziava a pesare, mentre magari da ragazzino non davo il giusto peso a quello che poteva essere il mio futuro. Pian piano che crescevo iniziavo ad avere un rimorso, dire cavoli, ma io non ci ho neanche provato, quindi voglio avere la possibilità, almeno la possibilità di dirti, ah ok, allora era proprio così, non ero in grado ed è giusto allora che mi fermi e che pensi che possa tranquillamente fare altro nella mia vita. Perché hai scelto di insegnare, Giulia? Cos'è stata? Tu addirittura mi hai detto che arrivavi dal privato, cioè quindi perché la scelta dell'insegnamento? Mamma mia, mi hai detto, no, ti faccio domande facili, esistenziali. Molto esistenziali. Allora, in realtà io volevo iscrivermi, diciamo, a lettere per fare l'insegnante, poi gli inghippi della vita, ho avuto una bambina a 19 anni, ho cominciato a lavorare perché mio padre aveva una piccola azienda e aveva bisogno di lavorare, quindi diciamo il mio desiderio di fare l'insegnante è stato messo in stand-by per un bel po' di anni, però insomma, ho sofferto in quegli anni lì, cioè, c'erano delle cose belle del lavoro che mi piacevano tantissimo e che rimpiango ancora, per esempio era un lavoro che mi faceva viaggiare molto perché facevo il commerciale in Italia e all'estero, per cui insomma era... comunque interessante, la mia laurea me la sono fatta appunto nei ritagli di tempo come hobby, come studio, così, però insomma ce l'ho fatta e però non era la mia, quello che volevo fare, insomma, quindi quando ho deciso di insegnare mi sono informata su quali dovevano essere, cioè non bastava più la laurea, che sarebbe bastata quando mi sono laureata. Ecco. Quando mi sono laureata avrei potuto dire adesso comincio a insegnare, ma dopo ecco, non era più così. E quindi io ho ricominciato a studiare con ben due figli a carico, quindi per fortuna appunto a Bressanone ne facevano questa sessione per i lavoratori in pratica, perché era il sabato, venerdì e sabato, è stata abbastanza... Quindi ecco una forte motivazione... Ma ci sei riuscita a studiare? No, perché ti spiego, perché in una delle mie tante evoluzioni personali sto pensando di iscrivermi all'università quest'anno, quindi tu lavori, stai lavorando troppo, non ce la faresti. Ok, allora grazie. Grazie. No, nel senso che comunque ecco, insomma, richiede, dopo... infatti dicevo, richiede un sacco di o sicuramente sì, richiederà ecco, un bel tempo. Io ho sempre studiato solo di notte, per cui ho sempre dormito poco. Vabbè, ma va benissimo, guarda, ti assicuro che dopo il Covid dormo pochissimo, quindi volendo potrei, invece di lavorare, potrei mettermi a studiare sui libri. Ti terrò aggiornata.
Quindi ecco, l'insegnamento è stata veramente la tua seconda opportunità, quindi di dire, sì, cavoli, adesso è stato veramente bello. Sì, ecco, c'è una frase di un pensiero, insomma, di Don Milani che mi piace molto, che riguarda gli insegnanti, che non è tanto che cosa bisogna fare per fare gli insegnanti, ma come bisogna essere. Ecco, io mi sento che è proprio il mio è proprio la mia dimensione. A volte mi chiedono, ma perché non fai, non so, non vuoi fare la dirigente? No, ma a me piace proprio entrare in classe e stare con i ragazzi. E stare con i ragazzi. È proprio... cioè, a me dispiace che fra 20 giorni finisca la scuola, ecco, giusto per farci capire. No, non credo. Non ho capito se finisce o meno, perché non ho ancora seguito le normative con questa cosa, tenendomi mai distante e rimanendo solo coi docenti, sto sentendo un po' di trambusto per via delle ultime scelte fatte. Della mi pare che ci sia la possibilità di fare delle cose d'estate e volontariamente, sia a livello di docenti che a livello di alunni. Questo io ho letto. Sì. Ho letto su Orizzonte Scuola, quindi penso adesso, allora poi sentirò il capo. Quindi una domanda che esula l'insegnamento, ma semplicemente è stato un periodo veramente molto duro per noi, a partire da febbraio 2020, poi tra l'altro essendo di Codogno, diciamo, da noi è partito tutto. È una domanda che ho fatto spesso, anche perché io l'ho chiamato nei miei webinar il terzo tempo. Cioè, i docenti non parlavano poco, magari cercavi anche di interagire, ovviamente stanchi forse dalle mille formazioni. Capivi che erano lì, però era anche difficile, no? E poi, chiusa la formazione, iniziava il terzo tempo, secondo me la parte più bella, dove si iniziava veramente a chiacchierare. E la voglia di esternare i loro dubbi, le loro passioni, mi ha portato poi a fare una delle domande che poi facevo spesso. Anzi, lo facevo all'inizio dei webinar, proprio per far capire che dovevamo essere veramente tranquilli e che si poteva veramente fare qualcosa di differente. Come hai vissuto tu, per esempio, quest'ultimo periodo? Cioè, come l'hai presa? Come ti sei trovata? Beh, allora considera che io sono in una secondaria di primo grado, quindi in Veneto, a parte i 15 giorni, c'è stata lì, diciamo, verso il carnevale, subito dopo carnevale, che subito, naturalmente, siccome veniamo dal lockdown precedente in cui appunto non siamo rientrati dalle vacanze di carnevale, non siamo proprio più rientrati, e appunto quando ci hanno detto state a casa dopo le vacanze di carnevale, un po' di paura c'era di fare la fine dell'anno prima, e invece sono stati 15 giorni. Poi in realtà siamo sempre andati a scuola e quindi non c'è stata, diciamo, una grande differenza rispetto, magari, per esempio mia figlia, vedo che, cioè, lei è un liceo artistico e ancora è tra i fortunati che hanno i laboratori. Diciamo che io ho cercato, è una cosa che faccio sempre, ho cercato di non avere mai il terrore di non finisco il programma. Se c'era l'esigenza, come c'è stata nella mia classe, dove sono coordinatrice, di fare un piccolo, cioè di fermarci e dire stiamo male, abbiamo bisogno di parlarci. Cioè, io proprio ho chiesto, noi abbiamo all'interno del nostro istituto un bellissimo progetto con una psicologa educatrice che, diciamo, si prende a carico docenti in difficoltà, classe in difoltà, alunni in difficoltà, ecco, e quindi ho chiesto aiuto, è arrivata in classe, insomma abbiamo cominciato a parlare, ed è una cosa che secondo me dovremmo fare di routine, questa, nel senso ascoltare i ragazzi e organizzare proprio dei momenti di condivisione. Beh, io ho letto un bellissimo libro, si chiama Insegnare al principe di Danimarca, che parla di un'esperienza di scuola a Napoli con i ragazzi di strada, ragazzi in difficoltà. Sì. E dopo proprio parlano di questa routine del circle time, che vabbè, è una cosa, per carità, non dico niente di nuovo, però veramente, se io dovessi dare un consiglio a tutti i docenti, è che all'interno di una classe questa cosa si
si diventasse quotidiana. Questo ci ha permesso di stare bene, cioè secondo me questo ci ha permesso di stare bene. Io non ho sofferto questo periodo, devo dirlo, non ho sofferto. Ottimo, no, bellissimo. Beh, una frase che ho fatto mio, proprio fatto mia nel tempo, è stata proprio questa, cioè nel senso, io ho sempre detto che l'ascolto è una delle primissime forme di comunicazione, cioè lo dico sempre alla nausea, quindi ascoltare e magari fermarsi, soprattutto in questo periodo, deve essere la cosa più naturale in assoluto, anche perché, beh, anche avendo figli a casa vedo le differenze di bambini che potrebbero essere, parlo di scuole primarie, veramente un attimino colpiti da questo periodo. L'ho vissuto proprio sulla mia pelle con il mio secondo, quindi ho visto che quando è richiuso tutto lui è proprio crollato in una disperazione, non aveva capito se era finita, non era finita, perché non tornava a scuola. Quindi è stato difficile. Quindi è vero, l'ascolto è importante. Sì, a proposito dell'ascolto, mi piace ricordare anche questo per tutti i professori sempre che magari ci ascolteranno. L'ho letto da qualche parte, che dicono: il professore quando entra in classe pretende di essere ascoltato, e i ragazzi pure. Cioè, dobbiamo ricordarcela questa cosa e organizzare proprio anche perché la moderazione, il fatto di comunque di dare la parola, anche quello è una grande lezione di vita, no? Parlare quando ti danno la parola e non parlare sopra gli altri. Ecco, insomma, bello, è una cosa che cerco di fare sempre nelle mie classi. Ah, visto che hai nominato gli alunni, ma non ti dico dell'ultimo periodo, in generale, cosa ti hanno trasmesso, quindi? Cosa hai imparato dai tuoi alunni? Ah, io imparo veramente sempre da tutti. Io mi metto sempre nell'ottica, ecco, anche questo, bisogna proprio partire sempre da quello che sanno già gli alunni, e tante volte magari su certe cose ne possono anche sapere di più di te, magari perché sono appassionati di un certo argomento, soprattutto, ecco, valorizzare anche quello che sanno e valorizzare anche le differenze, perché l'alunno straniero, di origine straniera, sicuramente magari del suo paese, delle sue abitudini, ne sa di più di quanto tu potresti. Adesso io vi parlo del Senegal, sì, ma se lui ci va ogni estate, un pochino di più di me ne sa, no? Sì. E quindi se parlo del Senegal, prima di parlare io, do la parola a lui, cioè raccontaci tu, portaci le tue foto, ecco, insomma. Quindi prima anche perché c'è proprio la psicologia dell'apprendimento, ormai su questo è assodato, noi impariamo legando a quello che sappiamo già, quindi noi dobbiamo partire da quello che sanno già gli alunni, e in questo modo li valorizziamo e cerchiamo veramente di valorizzare tutti quanti quelli che sono in classe, perché tutti possono portare qualcosa. Che bello. Un barbatrucco per far nascere la scintilla nei tuoi studenti ogni volta che entri in classe e inizi il tuo insegnamento. Un barbatrucco? Così. Una cosa... allora io uso tantissimo intanto il visivo. Si apprende molto di più col visivo, quindi io stessa apprendo magari molto di più in questo modo, per cui... Quindi se devo spiegare qualcosa, va bene, è una cosa... Cioè, non sto dicendo niente sì, di... Sì. Non a livello tecniche, nel senso che ne sono, dice, ma proprio quando entri, cioè, come fai a far proprio la scintilla e catturare la loro attenzione? Non so, allora, questo sinceramente non ci ho pensato come faccio, però ci riesco. Vedo che l'attenzione c'è, e secondo me bisogna sempre comunque anche prevedere che siano loro a fare le cose, nel senso che non puoi impostare, se hai 2 ore, che sei tu che parli per 2 ore, cioè non può esistere questa cosa. Cioè io vorrei che chi pretende 2 ore di attenzione le subisca anche 2 ore di una che parla, e allora mi dici quando non mi ascolti. È difficile, ecco, per cui cerco sempre di organizzare dei lavori in cui siano loro a fare materialmente qualcosa, a scrivere, bene, a costruire una casa, a costruire qualcosa, sempre possibilmente in coppia, che è il gruppo minimo, il gruppo più facile da gestire, ecco. Bello. Ti lascio con l'ultima domanda. Uh-huh.
anche questa semplicissima, quindi non ti puoi arrabbiare. Mi è venuta in mente una cosa, che tu non puoi entusiasmare su niente se non sei entusiasta tu, cioè nel senso, se quella, sì, cosa, se quella cosa non ti piace, lasciala stare, cioè nel senso no. È difficile, dici, è difficile, è vero, mi è successo ieri con, stavo facendo una formazione su un prodotto che a me piace tantissimo, e a un certo punto mi hanno fermato perché ero troppo entusiasta, cioè dice, ok, abbiamo capito, ci piace. Sì, cioè, l'entusiasmo deve nascere da te prima, no. Vero, cioè, vero, se annoi tu a spiegare, cioè, non puoi pretendere che non si annoino gli altri. L'ultima domanda è veramente facile, non puoi dirmi che non riesci a rispondere, perché quale messaggio vuoi lanciare alla scuola del futuro? Allora, c'è bisogno di un cambiamento radicale. Adesso io parlo soprattutto per la scuola diciamo che vivo ogni giorno, che è la scuola media. C'è bisogno proprio di un cambiamento radicale, un cambiamento radicale nelle cose che facciamo e come le facciamo, come valutiamo i ragazzi. Io spero che veramente ho grande fiducia anche tra l'altro in questo ministro, che ogni volta che leggo quello che dice mi pare, io dico sì facciamo proprio così, è proprio questo il fatto, per esempio, di intanto avere degli obiettivi ben specifici, no? Cioè nel senso avere chiari, chiari dove vuoi arrivare, comunicarli ai ragazzi, che i ragazzi devono saperlo, utilizzare modi nuovi per farli, cioè non possiamo continuare a fare le cose come le abbiamo fatte finora, la scuola dico ottocentesca, perché magari nel Novecento c'erano le avanguardie, facevano anche cose più, ecco, quindi gli ambienti diversi, ma su questo l'Indir ci sta lavorando, le famose sedie a rotelle tanto vituperate, io quando li porto gli alunni in quell'aula con le sedie a rotelle, che noi tra l'altro abbiamo da tanti anni, è l'aula preferita, perché comunque lì si lavora in gruppo, lì ci si può, ecco, per cui anche ambienti ci giocheranno nuovi, anche, cioè, le utilizzeranno, ambienti nuovi, modalità nuove, valorizzare per esempio tutto quello che riguarda la manualità, che è stata bandita dalla scuola media, quindi e tutte quelle competenze sociali proprio. Sì, io direi che più che avere degli obiettivi didattici, vorrei che cioè, ci fossero degli obiettivi educativi, e tutti dall'insegnante di matematica li sentissimo nostri, ecco. E dopo naturalmente ci organizzassimo per attuarli, cioè non è che voglio che i ragazzi sappiano interagire tra di loro, eccetera, però dopo fai sempre la lezione in un modo per cui non crei mai interazione, se non li fai interagire, loro non imparano a interagire. Giusto. Ecco, bravo. Poi che altro? Grandi cambiamenti, e anche nella valutazione, la valutazione così com'è. Il voto è una cosa che è fintamente oggettiva. Cioè, un voto, soprattutto i temi di italiano, no? Io sono costretta a dare dei voti, io vorrei semplicemente, io correggo completamente, riscrivo, metto tutto e dopo glieli faccio riscrivere i loro temi. E il digitale in questo ci aiuta tantissimo, perché adesso non lo faccio su carta e penna. Ecco. Io vorrei che anche nella valutazione cambiasse il modo di valutare, perché che diventasse veramente formativo, perché al mio alunno, alla fine, se io gli do 5, lui guarda solo il 5. Se invece io gli spiego, guarda, questa scrittura qua, vedi che non è chiaro questo chiaro passaggio, allora ecco, abolirei proprio il modo con cui valutiamo non serve, cioè no. Non serve, il discorso appunto della valutazione per competenze è veramente efficace, perché io ti dico, guarda, su questa cosa qui specifica, su questo obiettivo tanto ti dico proprio l'obiettivo specifico, per il buon risolutore di problemi è quello che gli sa suddividere, va bene, voto di italiano 6, ma cosa vuol dire? Sai leggere, magari benissimo, però non capisci, oppure scrivi, ma non parli, cioè ci sono tante cose separate. Sì, allora prendiamole una a una, e per ognuna io ti dico, guarda, qui sei ancora a livello iniziale, che è positiva come cosa, nel senso stai imparando e stai andando, qui sei a un livello avanzato, qui sei eccellente, ecco, questa è una valutazione che serve per
per aiutare i ragazzi. Ottimo, bellissimo. Giulia, io ti ringrazio veramente tanto per i 25 minuti, visto sono stato anche in modo tale che poi tuo figlio non mi sgridi perché capito, è il figlio di Giulia che gira per la camera, mi ha dato 20 anche minuti. I compiti, scusami. E i compiti? Pochi. Brava! Daniela Lucangeli ha fatto, adesso non lo dico, però Daniela Lucangeli ha fatto una ricerca sugli studenti italiani e ce l'ha detto, cioè sono i più stressati di tutti, e non tanto per le valutazioni, le verifiche, eccetera, ma per l'eccesso di compiti a casa. Ma anche i genitori? Sì! Che devono far fare i compiti. Per chi ce li ha a casa, anche lì è una grande ingiustizia sociale delegare alla famiglia, no, di fare i compiti, per chi può avere i genitori che ti seguono, chi non ce li ha perché magari arrivano tardi dal lavoro, eccetera, è difficile, insomma, ecco. Vero. Giulia, ti ringrazio, sei stata veramente gentile per aver accettato questa mezz'oretta di intervista. A voi invece vi ricordo di rimanere sempre collegati, aspettare che si attivi poi la campanella e rimanere sempre insieme a noi nel salotto di Docenti Presenti. Ciao a tutti e buonissima giornata. Grazie Giulia. Ciao, grazie. Ciao Daniele, grazie a tutti.